Ah, dopo tre video dove parlo, adesso non so se suonerò perché presto, forse fra 10 minuti. Allora, volevo dirvi che tutto quello che dico, io almeno, è fatto per amore della verità, non perché io sia pagato da Thoman, da Lil Benton, o perché io voglio che le persone comprino strumenti da poco piuttosto che da molto. Ma non c'è in medio estat virtus, come dicono i latini, nel senso che mi sembra che qui si passi da strumenti da 30, 40, 50 euro a strumenti di lutteria. O strumenti da più di 1.000 euro, sembra che in mezzo non c'è niente. Prima di tutto, io non ho nessuna relazione né con Mai Mai o Mercatino dell'Oculare né con Thoman, non ho nessuna relazione diretta, sono un perfetto sconosciuto che però molta gente vede perché si vede chiaramente che io dico le cose che molta gente o non nota o non vuole notare o che semplicemente non può dire. Io posso benissimo dire: oh, le corde Aquila non mi piacciono e non me ne frega niente. A me non le Nilegatt non mi piacciono, posso dirlo. Quanta gente magari vorrebbe dirlo, ma no, adesso poi se lo dico entro in polemica, mi danno fastidio, sono amico loro. No, io non sono mai stato così. Ok? Non me ne importa niente. Se Mai Mai se ne esce con un modello a 78 euro, tutto in legno massello, io direi cazzo. Vabbè, sentiamo com'è il 78 euro di legno massero dell'Inventon, sentiamo com'è il Mai Mai e poi esprimiamo un giudizio. Parlano tutti in legno massello, poi quando una marca tipo dall'Inventon riesce a fare degli strumenti in legno massello a 78 euro, un concert, e non ne parla nessuno, mi sembra un po' strano. Ma suonerà così male questo concert a 78 euro? Non lo so, perché io ho la chitarra tenore e suona bene. Sarà che Ali Benton, per motivi di gestione, riesce a tagliare i costi in modo competitivo rispetto alle marche. No, perché se facevano così schifo gli strumenti l'avrebbero sputtanato in tutti i modi. Ovviamente, guardate come succede in altri campi, no? Si cerca sempre di denigrare quello che può rappresentare una concorrenza, anche in politica. Però poi le bugie hanno le gambe corte. Contano i casi concreti, contano tante cose. Io, ovviamente, un mio difetto è quello quando molta gente mi ha chiesto i pareri su alcune cose che io non conoscevo. Non posso esprimere il giudizio su tutta la gamma Mai Mai o sugli Harley Benton. Assolutamente no. Però da quello che so sulle chitarre e sull'amplificatore mi sembrano strumenti che hanno un ottimo rapporto, se non eccezionale, guarda il prezzo. E mi sembra veramente stupido sputarci sopra a partito preso. Chiaro? Questo mi sembra semplicemente. Tornando a me, perché su questa cosa ne ho parlato pure molto. Una voce controcorrente, una voce che dice cose che gli altri non dicono, dovrebbe essere ben accetta, anche perché io non faccio mai affermazioni eclatanti non provate, non ho mai detto i Mai Mai fanno schifo, non lo so, ne ho provato uno
ho detto la mia opinione, non mi è stato mai risposto. Vabbè, era una cosa geometrica che volevo rispondere. Ho espresso la mia opinione sulle Nilgat, che poi adesso si scopre, dopo tanto tempo che c'avevo ragione, tanta gente scopre che va in fondo, e in fondo, il fluorocarbonio e il nylon suonano meglio. Sì, suonano meglio mediamente. Non so se è chiaro. Quello che voglio dire. Esiste un suono basilare fondamentale, diciamo classico dello strumento. E questo suono è rappresentato dalle corde in nylon. Esistono nuovi suoni, fluorocarbonio, che a me piace molto, infatti adesso, anche se costeranno il doppio, quasi il doppio. Sicuramente le corde in fluorocarbonio della chitarra suonando, non suonando classica, hanno, per quello che sono io, hanno più proiezione, più suono, specialmente per suonare acustico. Io non dico che non possano esistere, che può esistere tutto. Il problema è questo, che hanno senso in una certa nicchia di suoni o di, ma non hanno senso in generale. È come un pedale o un qualcosa o dei bocchini di tromba particolari. Si parte dallo standard e poi eventualmente si passa allo specifico. Non si parte dallo specifico per poi scoprire lo standard. Questo è il problema delle Nilgat, che sono corde che si suppone che imitino il budello, piccolo particolare. Che il budello è stato completamente abbandonato anche nei concerti di musica classica per il nylon. Ora, se questo budello aveva questo bellissimo suono, boh, mi faccio le domande, perché non lo usano? Ma costa tanto. Sì, vabbè, costa tanto, non è stabile, però in fondo allora potrebbero usarlo per le registrazioni o per i concerti dal vivo, che sono pagati migliaia di euro. Allora sì, mi compro la mia muta di corde in budello e poi la cambio. E invece no. E cosa vorrà dire? Forse il budello, all'epoca non è che c'era proprio l'opzione, si usavano tutti il budello perché non esisteva altri materiali. Ora, capisco musica antica, musica o strumenti, ma io ritengo che il suono del nylon sia di una bellezza timbrica insuperata. Poi, se qualcuno vuole un attacco forte, un suono più forte o più, è un altro discorso. Però mi sembra un po' andare verso, che ne so, tira una cazzata forse, un suono più banjoesco, più ping. Questo ho notato nelle corde Nilegat. Adesso si sta scoprendo che esistono anche, sto levando la polvere da qua, che esistono queste corde in nylon. E io sono stato antesignano del difendere le corde in nylon rispetto all'ubiquità delle corde Nilegat, sostenendo che la gente le suonava semplicemente perché gli veniva detto che erano buone. E quindi, no, come ci viene detto che l'Unione Europea è cosa buona e giusta, per me è cosa non buona e non giusta. Però diciamo il quadro di riferimento di quello che si dice normalmente per molta gente è così, perché non siamo, poca gente segue scuole negli anni formativi ha sviluppato un pensiero critico verso la realtà. La maggior parte della gente non ha questo pensiero critico. Nel frattempo, scusate che non.
in tono. Ora, io sono inviso a molti per aver detto queste cose a 4:32 su Mamai, sulle corde aquila, sul canto, per non aver rispettato la cosiddetto ordine gerarchico, ma aver sempre pensato a quel cervello mio. E io, quando uno anche mi contraddice, ma lo fa in buona fede, non ho nessun problema. C'è gente che pensa che l'ukulele basso sia un ukulele e abbia un bel suono, ben per loro, per me no. Però quindi io consiglio sempre di dare retta a chi ammette di non sapere certe cose, e però quando sono qualcosa è disposto a combattere a spada tratta per le proprie idee, salvo se qualcuno non dimostra nel contrario, lo sono prontissimo a ammettere di aver torto. Live within my heart lies a melody, the song of the sun and tune, where in dreams I live with a memory beneath the stars. Più veloce. Within my heart lies a melody, a song old Santon, where in dreams I live with a memory beneath the stars all alone. It was there I found beside the Alamo the chained man strange as the blue. Questo è intonato normale sol do mi la a 1, che ho intonato mezzo tono sopra, allora 4:32 sarà di meno di mezzo tono sopra. Ovviamente queste sono corde per concert, ecco perché ha questo suono molto particolare, ecco perché ho intonato mezzo tono sopra. Un po' chitarristico come effetto, eh. The within my heart lies a melody, a song goes and a tone, where in dreams I live with a memory, the nameless stars all alone. There I found beside the Alamo. Questo è un tagamine. Sentite che sono particolare, molto brillante, anche perché nonostante siano corde hawaiane. Blue moon on Kentucky, keep on shining. China was the moon. Left me blue. I say blue moon of Kentucky, keep on shining. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Child, the one that's gone and left me blue. I said blue moon, good Kentucky, keep on shining. Child, the one that's gonna wear me blue. He was the one midnight night, the star shiny bright. Whisper on I love to say goodbye. Blue moon, good Kentucky, keep on shining.
Questo è un sol settima, non un fa. Chitarra prima. I just been looking, I'm gonna use the phobia so you can go your secret love and break the news to him. You talk to your little romance, but you treat the cute. If you want your freedom, they thank you. Divorce me, COD. Io di solito faccio il la quando posso. Stessa posizione del sol settima. Nonostante questo sia intonato più basso, ma comunque, vabbè, questo è, ma questo c'ha molto più spazio per le dita, proprio. Sì, è molto più largo. Mi piace perché è molto comodo questo pulare. Almeno per me, perché è bello cicciotto, bello largo, è bello lungo, proprio.